Non c'è due senza tre e il quattro viene da sé. Così dice il proverbio, dopo le prime tre edizioni vissute in costante crescendo in termini di organizzazione e gradimento, la quarta edizione della Bergen Mola Mia, l'innovativa gran fondo ciclistica che si è svolta domenica 11 maggio a Gazzaniga in provincia di Bergamo, è stata senza ombro di dubbio l'edizione della consacrazione. L'evento organizzato dalla società ciclistica gazzanighese del presidente Mauro Zinetti è definitivamente uno degli eventi più riusciti ed amati dei ciclisti amatori italiani e non solo. Raggiunto l'ambizioso traguardo dei 1500 iscritti che hanno riempito una giornata di festa perfetta, baciata anche da uno splendido sole e da temperature gradevolissime. Un ingrediente che ha esaltato ancora di più i magnifici paesaggi delle valli orobiche attraversate come un lungo serpentone colorato dalla manifestazione. Alle ore 7 in punto del mattino è scaduto il conto alla rovescia che ha dato il via alla competizione cicloturistica, con i 1500 partecipanti che hanno dato spettacolo nelle vie del centro storico di Gazzaniga prima di prendere la via delle valli. Tra i percorsi affrontati dai concorrenti, il Kurt di 72,3 km e 1247 metri di dislivello, il Mes di 115 km e 2168 metri di dislivello ed il Lonk di 183 km e 3350 metri di dislivello. Tra gli ospiti che hanno pedalato insieme ai tanti amatori anche il due volte vincitore del Giro d'Italia Paolo Savoldelli, il vincitore di una tappa al Tour de France Beppe Turbo Guerini, l'altro ex professionista bergamasco Alessandro Vanotti e direttamente dai microfoni di Eurosport Luca Gregorio e l'ex professionista Vladimir Belli. Il presidente dell'SC gazzanighese Mauro Zinetti, pure lui ex professionista bergamasco, ha espresso tutta la sua soddisfazione. Grande, grande impegno da parte di tutti i miei collaboratori, sui ristori, sull'organizzazione generale della corsa. Una grandissima soddisfazione accogliere tutti questi partecipanti, tantissimi partecipanti che hanno partecipato alla nostra gara. Vogliamo accoglierli nel miglior modo possibile per fargli scoprire le prealpi orobiche, che secondo noi sono la zona più bella d'Italia, tra le montagne, i laghi e quant'altro, con questa formula non completamente agonistica che a noi piace molto, ma una formula molto equilibrata con tratti cicloturistici e tratti cronometrati in salita che sembra possa riscuotere un bellissimo successo. La festa era già cominciata nella serata di sabato 10 giugno con la Notte Gialla, che ha coinvolto tutti i commercianti e la comunità di Gazzaniga, con tanto divertimento e intrattenimento, che hanno accolto al meglio anche le numerose persone venute da fuori provincia per partecipare all'indomani alla corsa. Insomma, un grande successo, i promossi a pieni voti l'organizzazione e la formula della pedalata cicloturistica con tratti cronometrati e ricchi punti di ristoro, e anche il casoncello party finale che ha lietato tutti i partecipanti dopo le fatiche sulla bicicletta. Zinetti ha ovviamente tanti ringraziamenti da fare. Il nostro gruppo di 20 persone sono le teste pensanti, ma accanto a noi oggi avevamo 400 persone sul percorso, quindi tra incroci ai ristori o comunque a darci una mano, veramente abbiamo coinvolto tantissime persone e un grazie, nominare tutti sarebbe impossibile. Un grazie a tutti per il calore e per la gioia che ci mettono nel voler realizzare questo bellissimo evento. Grazie agli sponsor, tanti che si avvicinano, che amano il ciclismo, che sono legati un po' al Mola Mia, che vuole ricordare l'anno tragico del 2020, le istituzioni dalla regione alla provincia al comune di Gazzaniga, tutti i comuni, i 38 comuni che percorriamo lungo la Bergamo la Mia ci sono vicini, ci fanno sentire il loro supporto. Anche il sindaco di Gazzaniga, Mattia Merelli, esprime piena soddisfazione. È sempre una bellissima giornata, apre per noi l'estate, il tempo oggi è stato più che clemente, una bellissima giornata, una bellissima manifestazione, anche oggi sta andando tutto come deve andare, tanti ciclisti, tanta passione, Gazzaniga, il ciclismo, la Val Seriana e non solo la Val Seriana ma anche la Val di Scalve è vicina al ciclismo, oggi è una bellissima giornata. Appuntamento quindi al 2023, come confermano le parole di chiusura del presidente Mauro Zinetti. Sì, con i numeri che abbiamo prodotto quest'anno ci confermiamo tra le prime sette gran fondo in Italia e per noi è un risultato straordinario perché in soli 3 anni praticamente siamo riusciti a raggiungere un livello altissimo e a questo
Vorrei anche ringraziare comunque i commercianti che ci seguono anche durante la Noce Gialla, ci aiutano ad accogliere ancora al meglio i partecipanti. E quindi sì, dai, pensiamo a qualcosa di buono anche per il prossimo anno, con calma. Adesso aspettiamo che termini il percorso lungo e che arrivi la vettura di fine manifestazione che accompagnerà all'arrivo proprio l'ultimo gruppo, e poi potremo stappare la bottiglia e dire che è andato davvero tutto bene.